Ela, buongiorno a tutti. Ciao, saluti. Siete qua? Mi sentite? Mi sentite bene? Ci siete? Siete entrati in WeSchool? Vedete e sentite la parola? Scrivete nel forum. Buongiorno, eccomi qua. Tutto ok? Perfetto, molto bene. Allora, vi chiederete per quale motivo ho questa strana tenuta. Il motivo, se ricordate un vecchio sketch di Verdone che diceva caccia la gatenina, io non ho la gatina, ho questo, io vi dico che ho questa tenuta grazie a questo. Ho questo e questo grazie a questo, che sarebbe il biglietto aereo per domani, perché io domani vi saluto. Voi state qua a studiare i miei webinar, se no che li ho fatto a fare. Dovete studiare, fare i compiti e poi farmi vedere quello che avete fatto. Ma io ho questo e ho questi perché ho questo. E con questo posso avere questo, questi e domani me ne vado e vi saluto. Ciao a tutti! Esatto, versione vacanziera. Comunque, iniziamo il nostro webinar. Eccoci qua. Hola. Allora. Buonasera e benvenuti a tutti quanti. Mi sembra che ci sentiate, perfetto, molto bene. Ok, allora metto da parte un po' di cose. Oggi parliamo di creatività attraverso la fotografia e il disegno. Quindi il collage è stato uno strumento importantissimo che i dadaisti avevano utilizzato, John Hertzfeld per esempio in Germania, ma l'avevano utilizzato fin dalla prima guerra mondiale, quando scrivevano a casa delle lettere attaccando diversi ritagli, che erano delle lettere che criticavano fondamentalmente la guerra, e però dovevano passare attraverso le maglie della censura. È una cosa interessante, questo è stato il primo fotomontaggio, il primo collage che è stato creato e che poi ha avuto un grande successo, specialmente poi nella Germania degli anni 20, quando sia da una parte che dall'altra, attraverso il fotomontaggio e il collage, i filonazisti venivano caricaturati e di più anche veniva svelata la loro natura attraverso questi fotomontaggi, che però venivano utilizzati anche dall'altra parte, quindi era un botta e risposta. Oggi se ne fanno molti di collage, fotomontaggi, eccetera, però diciamo senza un vero e proprio senso. Io vorrei riproporvi, perché ci sono delle tecnologie particolarmente interessanti, io vorrei proporre proprio questa tecnica e farvi vedere come si possono realizzare alcune cose che io stesso ho sperimentato e hanno trovato grande apprezzamento. Per cui, se ci siete tutti, io vi saluto di nuovo, ben arrivati, e direi che possiamo condividere lo schermo e quindi cominciare il nostro webinar. Quindi un secondo per la condivisione. Dunque, così, tac, voilà. Zacchete, ecco, questo è andato, e poi, perché bisogna fare le cose con delicatezza, altrimenti rischiamo di interrompere tutto, condivisione, paf, forse ci siamo, presenta. Ok, allora dovreste vedere adesso la mia scrivania che porta in primo piano l'iPad. Un saluto anche ai nuovi, se sono qui è perché sono entrati in WeSchool. Mi raccomando, questa è WeSchool. WeSchool non è una mia piattaforma, è una piattaforma che io utilizzo
e i webinar che io conduco non hanno niente a che fare con WeSchool né con qualsiasi altra azienda. Utilizzo questo sistema perché è gratuito, funziona abbastanza bene, è compatibile con Google Hangout e quindi potete vedere il webinar qui all'interno, insomma mi sembra una buona cosa. Vi invito naturalmente a leggere nel wall i messaggi di benvenuto e poi nelle board c'è anche l'informazione su questo webinar, così lo dico per un motivo molto prosaico, cioè più leggete l'informazione del webinar, almeno mi scrivete poi in privato per farmi un sacco di domande, in cui, nelle quali, per le quali ci sono già delle risposte qui. Poi naturalmente ci sono le board dei webinar e quindi avete visto per esempio, penso, gli esempi di fotomontaggio, qui queste immagini che adesso vi riproporrò. L'attestato praticamente credo che sia già attivo, quindi sì, perché così non mi dimentico, essendo anche l'ultimo webinar di questo periodo, non voglio dimenticarmi di poi attivarlo, perché dopo il webinar c'ho parecchio da fare, quindi non voglio dimenticarlo, quindi è già attivo, insomma scrivete insomma, per avere l'attestato. Allora, adesso iniziamo quindi a parlare di... Oh, come ogni tanto salta il collegamento, speriamo di no, non salti il collegamento. E vabbè, datemi notizie, io adesso non leggerò più la chat, butterò l'occhio ogni tanto, quindi la sposto dall'altra parte. E invece passo all'iPad, che è qua. Allora, per fare quello che adesso faremo, io vi consiglio di utilizzare una penna che vi permette di essere più precisi, perché col dito è più difficoltoso. Naturalmente una penna di qualità, per esempio, utilizzando l'iPad, io impiego l'Apple Pencil, che è veramente straordinaria, è molto cara, però... per chi deve disegnare così ottiene dei buoni risultati, se no ci sono anche le Wacom che sono molto valide ed efficaci, insomma eviterei di prendere quegli strumenti di scrittura che si trovano nei bazar delle stazioni a 5 euro perché non funzionano bene assolutamente e dobbiamo fare un lavoro di precisione. Da che cosa cominciamo? Ma guardate, da niente fondamentalmente, cominciamo da un'idea che magari non abbiamo neanche, ci dobbiamo far venire un'idea. Quindi vi voglio raccontare proprio il processo di lavoro creativo dall'idea alla conclusione. Quindi come facciamo a farci venire un'idea? Ma per esempio proviamo ad aprire un'applicazione che si chiama Lightroom per dispositivi mobili e nella quale abbiamo raccolto delle fotografie. L'abbiamo già usata ieri, per chi era di voi presente al webinar, queste sono le immagini che abbiamo visto anche ieri con l'aggiunta di qualcun'altra. Troviamo qualche cosa di interessante, per esempio, guardate, io provo ad aprire questa immagine. Mi interessa per quale motivo? Mi interessa perché c'è la posizione di questa persona, di questo ragazzo che sta giocando a pallone. E mi interessa molto questa posizione. Questa posizione potrebbe essere utile se noi volessimo far sedere il ragazzo. Qui c'è anche il suo sguardo meravigliato. Potremmo collocarlo, non lo so, potremmo collocarlo in cima a un grattacielo, su una montagna. È da vedere, però questo mi interessa. Allora che cosa farò? Farò così, dal tasto condivisione dirò salva nel rollino. Salviamola per il momento in piccola dimensione, così per non perdere troppo tempo poi nell'elaborazione dell'immagine. E se naturalmente non ho delle foto che ho scattato io, posso prendere delle altre immagini, chiaramente, perché posso lavorare su qualsiasi tipo di immagine. Mi piace anche questa, quindi potrei, perché per sempre per lo stesso motivo, vedete che dinamicità presenta questa
diciamo, la postura di questo ragazzo. Poi, per esempio, anche questa potrebbe essere simpatica. Questa è molto interessante, seduta così, quindi le prendo tutte con il sistema che vi ho indicato prima. E quindi, cosa che non sto a fare adesso, per ogni diapositiva, per ogni fotografia, guardate che posizione plastica che ha questo, questa forse non l'ho presa, bene, salviamola. Insomma, mi faccio una raccolta di fotografie che mi possono interessare per quale motivo? Per estrapolare degli oggetti che in questo caso per me sono delle persone. E questo è il primo compito che devo fare. Lo faccio tramite Lightroom perché inserisco le immagini direttamente le elaboro attraverso Lightroom, come abbiamo visto ieri sera, e poi da lì le condivido. Un'altra cosa che Lightroom mi consente di fare, per esempio, è che, guardate anche questa fotografia con questo manichino così interessante, attraverso il tasto di condivisione posso anche condividere questa immagine in piccole dimensioni e la posso condividere anche attraverso, per esempio, la Creative Cloud, che è un sistema di condivisione di tutti i documenti che vengono elaborati con le applicazioni Adobe. Ve lo segnalo, non ne parliamo perché sarebbe un discorso lungo da fare, però voi pensate che vi trovate poi tutti i documenti all'interno di uno stesso cloud dal quale accedete da tutte le applicazioni Adobe. Va bene, questo per raccogliere gli elementi che ci possono interessare. Poi che cosa facciamo? Apriamo un'applicazione molto interessante, ecco, intanto io qua vi mostro le applicazioni Adobe che potete utilizzare per i vostri dispositivi mobili, e che si chiama Adobe Draw, la vedete? È questa in basso di colore arancione, questa qua. Adobe Draw. Apriamo dunque Adobe, non apriamo subito Adobe Draw, ma apriamo prima un'altra applicazione che ci consente di ritagliare le immagini, che si chiama Adobe Photoshop Mix, che è questa azzurra. Quindi non Adobe Draw, ma Adobe Photoshop Mix. Adobe Draw poi la useremo in un secondo tempo. Allora, apriamo Adobe Photoshop Mix e vedete che cosa facciamo. Abbiamo già ritagliato le immagini, alcune le riconoscete chiaramente. Però adesso io voglio partire da zero e quindi voglio farvi vedere come opera questa applicazione gratuita. Dunque, trovate un tasto più sulla sinistra, qua, tasto più. Tasto più e scegliamo l'immagine che abbiamo preso. Per esempio, prendiamone una diversa rispetto a quelle che ho già trattato, questa, vediamo che cosa si può fare con questa immagine. Dunque, prima di tutto trovate che qui sotto abbiamo una serie di elementi che possiamo utilizzare per rielaborare questa fotografia. Naturalmente possiamo regolare una serie di aspetti, look, eccetera, ma questo ci interessa poco, i fondi e così via. Ci interessa la funzione di sagomazione. Ci interessa sagomare questa immagine. Allora, cosa faremo? Faremo proprio così, faremo un tap sulla funzione di sagomazione, poi la allarghiamo un po' per poter lavorare meglio. Avendo a disposizione una penna appunto molto precisa come l'Apple Pencil oppure le penne della Wacom, scegliamo per esempio la funzione, iniziamo con la funzione Smart, e cerchiamo di definire il contorno di questa immagine, perché noi di questa persona, perché noi vogliamo ricavare proprio questa persona, la vogliamo isolare dal contesto. Quindi guardate che cosa facciamo. Nel momento in cui tocchiamo diventa tutto trasparente. Io sto passando la penna, ecco, sto passando la penna tenendo conto del bordo, e quindi la passo dal bordo delle braccia. Adesso passerò al braccio destro, quindi cercherò di... Fino adesso abbiamo selezionato questa parte, vedete come è venuta bene. Poi abbiamo ancora le gambe, chiaramente, vedete che si scuriscono a mano che noi procediamo.
C'è un piccolo difetto sotto la scarpa, lo possiamo togliere utilizzando la funzione sottrai. Vedete qui di fianco, infatti qui sulla sinistra abbiamo visto che ci sono due funzioni, una è aggiungi e l'altra è sottrai. Con aggiungi ovviamente io evidenzio delle parti nascoste di questa fotografia, sottrai invece tolgo qualche cosa. Vediamo se riesco, passando al di fuori della scarpa, se riesco piano piano a togliere qualche pixel. Qui è molto difficile da ottenere questo risultato perché abbiamo un nero che è lo stesso, no? Vedete, mi toglie tutta la scarpa, quindi devo fare un altro tipo di lavoro. Potremmo provare con l'elemento di base. Sto facendo questo perché, solo per farvi vedere come si usano questi strumenti, perché in realtà a noi per tanti motivi l'immagine così com'è va benissimo. Allora, con gli strumenti di base io passo alla sottrazione, ovviamente alla gomma, diminuisco molto l'ampiezza della gomma e ne diminuisco anche la sensibilità molto, in modo tale da cercare di isolare i pixel proprio così, anche se è molto complicato perché il nero qui mi sembra proprio lo stesso, quindi ecco, vedete, infatti non viene, sto passando la penna ma è complicato, non riusciamo a togliere questa parte, quindi la dovremmo probabilmente, sì, forse un pochino, ecco, così, forse qualcosa, ecco, guardate, grazie alla sfumatura, ecco sì, qualcosa riusciamo a fare, riusciamo anche a sfumarlo un pochettino, ecco, a togliere questi pixel così, è però interessante, eh? Riusciamo a fare qualcosa che non credevo, anche qui in mezzo, adesso sto lavorando tra le due gambe perché mi sono accorto che non c'è la trasparenza tra le due gambe. Con lo strumento base, quindi, abbiamo la possibilità di creare anche una sfumatura, lo vedete, è derivata dalla durezza del pennello. Se noi lasciamo un pennello morbido, possiamo arrotondare, come abbiamo fatto, i pixel in eccesso nel caso in cui il colore sia così simile o addirittura uguale come in questo caso, da non essere possibile fare altrimenti. Naturalmente, lavorando su una immagine fotografica, noi dobbiamo valutare se è meglio utilizzare un'immagine a colori oppure bianco e nero. Non c'è una regola. Questo dipende dai colori. Se i ragazzi indossano una maglietta verde e si trova seduto su un prato, sarà complicatissimo, ovviamente. Allora potremmo giocare di più, magari su bianco e nero, perché le sfumature di grigio potrebbero essere colte diversamente, in modo più efficace, rispetto alle sfumature di colore. Allora, abbiamo raggiunto un buon risultato, mi pare, no? Possiamo migliorarlo ancora. Possiamo utilizzare la funzione in basso che qua trovate di miglioramento. Perché? Perché voglio collocare tra l'altro questa immagine in modo un po' flu e quindi voglio ammorbidire i bordi. Quindi se faccio clic su migliora, poi posso giocare sulla sfumatura, quindi amplio un po' la sfumatura dell'immagine. Vedete cosa succede? Che i contorni dell'immagine vengono leggermente sfumati. Quindi io, ecco, guardate, ve la amplio un pochettino così la potete vedere meglio. Quindi sto giocando sulla sfumatura e quindi la sfumatura cosa fa? A livello 0 mantiene un bordo rigido e pixelato, invece a livello 1, 2, già 2 va molto bene, 3 anche addirittura, lo sfuma leggermente, quindi mi toglie quell'effetto pixel che noi possiamo che vediamo dopo questa operazione. Naturalmente posso eccedere ancora un po' di più, ecco, per esempio così, e ho un'immagine perfetta. A questo punto non mi resta che dare l'ok attraverso questo pulsante, ok, e poi scelgo la dimensione che mi pare, ma tanto la posso cambiare anche in seguito, e registro l'immagine nel rollino fotografico, oppure di nuovo la possibilità di condividerla nella libreria, lo vedete qui, nella libreria di cloud di Adobe, ma per il momento la inseriamo nel rollino. Ok, il lavoro è completato.
Adesso le altre che vedete qui le abbiamo già registrate, le potremo poi utilizzare. Ho estrapolato delle persone. Prima di lavorare con Adobe Draw vi voglio mostrare che cosa è possibile fare con questa, con questo Adobe Photoshop Mix. Osservate questa fotografia nella quale la testa, vedete, dell'uomo che era qua è stata tagliata e sostituita con la testa del cane e viceversa, la testa del cane è stata portata qua. La dovremmo allargare un po' così per avere un risultato migliore. E questo, come abbiamo fatto questo tipo di fotomontaggio? Lo abbiamo fatto in questo modo. Osservate sulla destra qua, voi avete i livelli. Questi ci torneranno utili perché anche Adobe Illustrator Draw lavora con i livelli. Voi trovate appunto qui dei livelli. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo collocare una immagine che è quella di fondo, la vedete questa, un'immagine di fondo, io ho tolto l'opacità di questa immagine così capite di cosa stiamo parlando. Quindi un'immagine di fondo che troviamo, che lasciamo, poi ricollochiamo la stessa immagine a un livello superiore e poi di nuovo dobbiamo riprodurre la stessa immagine in modo tale che riproducendola più volte, ogni volta ne tagliamo una parte differente e tagliandone una parte differente possiamo operare poi questo fotomontaggio. Come abbiamo fatto a tagliare le immagini, le varie componenti? L'abbiamo fatto come nello stesso identico modo con cui abbiamo operato per isolare questo ragazzo. Quindi isoliamo il ragazzo, salviamo la foto nel rollino e poi la importiamo all'interno della nostra immagine ed ecco perché abbiamo i quattro livelli. E poi niente, abbiamo ottenuto il nostro risultato. Tra l'altro una curiosità. Eva Milano, quando ho scattato questa foto, naturalmente non avevo nessuna intenzione di fare questo fotomontaggio, con una bella foto di questo signore con un vecchio tram milanese, e poi così per giocare un po' ho creato questo fotomontaggio per vedere un po' che cosa succedeva anche, e poi le ho pubblicate entrambi su Instagram ed è successo che poi il giorno dopo, rientrando a scuola, una mia allieva mi dice: prof, la sua fotografia, fantastica fotografia, ma sa chi è quello? Dico: no, non so chi sia, ma quello è mio zio di Milano. Ma voi pensate, io sono partito da Torino, sono andato a Milano a fare un po' di street foto per strada, così, e chi vado a beccare? Vado a beccare lo zio di una mia allieva, il quale poi mi ha scritto, molto divertito, gli è piaciuta l'immagine, gli ho spedita poi in grandi dimensioni, gli è piaciuto anche il fotomontaggio, diciamo così, e lo potete trovare su Instagram. Questa è una variazione perché il fotomontaggio era molto più curato, non c'era questa parte bianca, chiaramente ho voluto vedere un po' di cose. E beh, insomma, niente, una curiosità. Allora, nella sostanza, noi abbiamo lavorato all'interno di Adobe Photoshop Mix. E quindi, a questo punto, usciamo da Adobe Photoshop Mix perché possiamo, anzi dobbiamo, lavorare all'interno di Adobe Draw. Quindi avremo registrato tutto quello che ci serve nel nostro rollino e lo riprendiamo da quest'altra applicazione, che è questa, quindi Adobe Draw. Ed eccoci in Adobe Draw. Che cosa facciamo in Adobe Draw? Allora, prima di tutto in Adobe Draw si creano dei progetti. Questi progetti possono contenere diverse elaborazioni, diversi documenti, diverse immagini, chiaramente. Come si creano i progetti? I progetti si creano da questo tasto più creiamo un progetto, mentre dall'interno del progetto creiamo un documento. Quindi ricordatevi questa differenza, altrimenti vi riempirete Adobe Draw di progetti e quando in realtà potete avere diversi progetti che all'interno hanno
dei documenti. Quindi cosa facciamo? Andiamo apriamo un progetto che si chiama, in questo caso, Foto Illustrate, che è questo. Ecco che cosa mostra questo progetto. Per esempio, questa è l'immagine che è una delle immagini che... No, non è questa. Qual era che vi ho dato? Ah, questa. Questa è un'immagine che ho anche inserito nel webinar, ho messo anche su Facebook, eccetera, come copertina del webinar di questa sera. Prima vediamo com'è composta questa composizione e poi cerchiamo di riprodurne una a nostro gusto. Allora, vedete che sulla destra, l'abbiamo già imparato questo fatto, sulla destra abbiamo i livelli, esattamente come in Adobe Photoshop Mix. Dovete capire, per chi di voi non è un esperto di applicazioni di grafica, fotoritocco, disegno e così via, dovete capire che è imprescindibile lavorare sui livelli. Noi dobbiamo creare tanti livelli. Guardate, un livello è quello della fotografia proprio. E questa, se io faccio un doppio clic sul livello, questa immagine sparisce. Sparisce che cosa? Sparisce proprio l'immagine delle due persone che noi abbiamo scontornato in Photoshop Mix. Infatti, se io nascondo alla visuale tutto il resto, rimarrà poi solo questa l'immagine di queste due persone. Se faccio un clic sul livello, ecco il livello delle due persone, posso determinare la luminosità, quindi fino a farla sparire, cioè scusate, non la luminosità, ma l'opacità dell'immagine, quindi il livello di persistenza sulla pagina. Poi posso anche naturalmente duplicarla e posso ovviamente sopprimerla e la posso trasformare. Vedete che c'è trasforma. Con trasforma posso rimpicciolire o aumentare la grandezza dell'immagine oppure spostarla anche nella pagina. Adesso annullo questa operazione così rimane di dov'è. Quindi che cosa farò? Procederò in questo modo. Lavorerò per livelli e in ogni livello stabilirò le caratteristiche che deve avere questa immagine. Lo farò molto spesso non vedendo quello che avviene negli altri livelli e solo alla fine poi compongo tutta l'immagine, oppure ogni tanto darò un'occhiata per vedere come viene, perché altrimenti si lavora molto male se io selezionassi un livello come sto facendo adesso e poi dovessi appunto stabilire l'ampiezza, la posizione, il colore, perché c'è questa banda rossa. Quindi prima posiziono l'immagine nel primo livello così come desidero e poi farò il resto. Il resto in che cosa consiste? Allora, come abbiamo proceduto? Abbiamo proceduto in questo modo. Ecco, secondo l'ordine proprio preciso. La seconda cosa che ho fatto è che ho pensato che questa fotografia è troppo fotografica, la vorrei scontornare un po', vorrei creare un alone intorno a questa fotografia e quindi ecco che abbiamo creato un alone che è questo. Poi ho pensato che queste due persone potrebbero vedere un tramonto, però sarebbe stato didascalico prendere la fotografia di un tramonto e piazzarla qui oppure disegnare il tramonto. Invece realizziamo un'immagine più simbolica. Perché più simbolica? Perché la fotografia, questo ve l'ho già spiegato nel webinar di ieri sera, la fotografia da un punto di vista semiotico parla. Certo, noi non sappiamo chi siano queste persone, che cosa stiano facendo. Ve lo dico io, queste due persone sono a San Diego, erano di spalle davanti a un tavolino e stavano bevendo qualcosa mentre passavano delle automobili. Io le ho fotografate e ho pensato che questa foto prima o poi mi avrebbe fatto comodo. Però che brutto starsene lì, a San Diego a Monterey, starsene lì in un centro commerciale di Monterey a bere qualche cosa mentre le auto passano. Poi queste due persone così mi sono state simpatiche. Vedete, hanno, come dire, una rotondità che è molto simile. Si vede che stanno bene insieme, esprimono un sentimento positivo. Allora,
che cosa ho fatto? Ho pensato, miglioriamo la vita di queste due persone. Perché lasciarle a Monterey in un centro commerciale a vedere passare le auto che inquinano mentre bevono qualche cosa? Però lo voglio fare da un punto di vista simbolico. Allora ecco il tramonto. Il tramonto potrebbe essere una striscia che passa su di loro. Però se voi provate a disegnare una striscia, abbiamo un problema, che la striscia non si adatta ai vestiti. Voi potete anche giocare sulla trasparenza, ma notate che, ecco, potete anche giocare sulla trasparenza, ma notate, noterete che in realtà non passa, non, perché? Perché dobbiamo giocare sul metodo di fusione che la striscia può assumere nel momento in cui ecco questo per esempio mi sembra abbastanza buono nel momento in cui la collochiamo sopra un'altra immagine. Allora, prima di tutto c'è un discorso di livelli. Dove collochiamo la striscia? Sopra l'immagine, quindi verrà più sovrapposta, o sotto, e poi giochiamo sui metodi di fusione di questo elemento con quest'altro. Vediamo quali sono i metodi di fusione. Il metodo di fusione adottato qui è la luminosità. Allora cerchiamo di capire perché. Se io usassi un metodo di fusione normale, guardate che cosa succederebbe. Succederebbe questo, cioè la striscia sarebbe al livello sottostante. Invece, giocando con i metodi di fusione, per esempio moltiplicando non va bene, schiarisci non va bene, vedete che mi crea una banda rossa, sovrapposizione, luce suffusa non va bene, luminosità sì. Perché la luminosità che cosa fa? La luminosità non prende la cromaticità in quanto tale, la saturazione in quanto tale del colore, ma prende appunto la luminosità del colore e la mescola con l'immagine che trova sopra di sé. Prima naturalmente c'è il sole, ma il sole è da un'altra parte, quindi non influisce, e quindi gioca direttamente, se volete la spostiamo di livello così è più chiaro, gioca direttamente con le due persone sedute. Vediamo che cosa succede nel caso in cui io la cambio di livello. Ecco, succederebbe questo. Allora la cosa non funziona. Dovrei cambiare metodo, anche utilizzando, per esempio, utilizzando un metodo normale avrei questo risultato che assolutamente non va bene, perché il tramonto è qualcosa che deve stare dentro questi personaggi, deve attraversare le loro vite, quindi non è assolutamente questo il risultato che voglio ottenere. Però se io lo riporto, ecco, la riporto al livello sottostante, grazie al fatto che invece il livello delle due persone, quello che è sopra la striscia rossa, ha utilizzato come metodo di fusione la luminosità, io ottengo questo risultato. Allora, non so se avete capito, io spero di essere stato chiaro, magari sapete tutti cosa sono i livelli, come si opera con metodi di fusione, eccetera, ma nel caso in cui non lo sappiate, ecco la prima cosa da ritenere, è questa, cioè il fatto che noi operiamo per livelli, su ogni livello collochiamo un elemento e poi dobbiamo stabilire in che modo questo elemento si fonde con gli altri livelli. Dobbiamo studiare bene la questione in modo da ottenere questo risultato e non un altro. Poi naturalmente abbiamo disegnato il sole, poi vi faccio vedere come si fa, abbiamo aggiunto queste ombre alle persone, così, per dare una dimensione un po' più rarefatta. Possiamo anche stabilire il livello di opacità, vedete questo non va bene, ma un'opacità maggiore, una trasparenza maggiore è più funzionale. E poi abbiamo colorato tutto di azzurro, perché le abbiamo volute inserire proprio dentro il cielo azzurro, con il sole giallo che sta per scendere e il tramonto che le colpisce. Allora, secondo me, io non so voi, ma secondo me questo è meglio
che rimanere a bere non so che cosa in mezzo a delle auto che passano dentro un centro commerciale di una grande metropoli. Cosa ne pensate? Mi sembra proprio che sia meglio. Quindi, infatti, io ho inaugurato un progetto che poi vi presenterò quest'autunno, che si chiama proprio così. Sono fotomontaggi e disegni per migliorare la vita e cambiare il mondo. E tutte le volte che trovo qualche cosa che non mi piace e che fotografo e che però ha anche degli aspetti positivi, voglio cercare di fare in modo di ricavare questi elementi positivi e aggiungere quello che manca alla scena che ho fotografato. È un progetto ambizioso, ma vedete, come diceva Giovanni Pascoli in una poesia che si intitola Mago Merlino, paragonava in sostanza l'artista a questo mago. L'artista può fare tutto quello che vuole, non che io sia un artista, ci mancherebbe altro, ma è chiaro che però abbiamo tutti una licenza creativa e questa licenza creativa ci consente di cambiare il mondo. Adesso un'altra che mi piace. Ah, scusate, vediamo se voglio tornare qui per vedere se. Ecco, se il timelapse funziona, se se lo ricorda dall'inizio il timelapse. Ecco, questo è il timelapse, cioè lui ha registrato tutte le operazioni che ho fatto per arrivare a questa composizione. Non so se riuscite a vedere se vedete proprio il risultato, lo vedete forse un po' a scatti. Forse lo vedete un po' a scatti, ok? Ecco, no, però dovrebbe essere abbastanza buono. Quindi come si ricava il time lapse? Il time lapse si ricava dalla questa icona, l'icona della condivisione, la trovate lì in alto a destra, e poi scegliete time lapse. Il time lapse vi permette di visualizzare tutto quello che avete fatto nel processo di creazione di questa immagine. E naturalmente, guardate che prendendo il timelapse poi riappare di nuovo l'icona di condivisione e quindi ecco che posso registrare il mio timelapse, lo registro come video, anzi lo registro e poi lo metterò all'interno della vostra board in WeSchool. Quindi è anche carina questa funzione. Adesso però noi vogliamo vedere qualche altro effetto, ecco questo per esempio è un signore che passeggia su un pontile e mi è piaciuto molto questo. Questo è molto evocativo, l'ho utilizzato per la copertina di un libro che ho scritto sulla letteratura. Mi piace molto questo personaggio. Questo personaggio è stato ricavato da una fotografia che ho scattato a Pisa. Era una persona seduta su una panchina che guardava dei ragazzi giocare. Io ho pensato che questi ragazzi erano un po' una specie di sole e lui, anziché dal basso, li guardasse dall'alto di un palazzo moderno, quindi la modernità con questo sguardo. E anche qui vedete che se io adesso tolgo un po' di elementi, voi potete vedere meglio, come per esempio, ecco il palazzo è costruito. Osservate che il palazzo non è disegnato tutto su un livello, ma su diversi livelli. Adesso sparisce il livello del giallo, che è il livello delle luci delle finestre. Poi faccio sparire il livello invece dell'arancione, che è quello che dà una certa coloritura. Poi faccio sparire il livello dell'azzurro, che è quello che dà delle macchie di colore sul blu. E poi faccio sparire il blu e via via, poi posso chiaramente far riapparire tutto, posso anche operare contemporaneamente su tutti i livelli. Ecco, ritorniamo all'immagine, questa qua, all'immagine finita. Noterete che c'è un bordo qui intorno, siamo usciti dal riquadro, disegnando siamo usciti. Nessun problema, perché
poi l'immagine naturalmente è quella che rimane all'interno del riquadro. Però può essere invece molto interessante avere proprio queste pennellate fuori dal riquadro. In questo caso fate una foto dello schermo e poi ritagliate l'immagine così, nel caso vi interessasse. Allora, vediamo che cosa possiamo fare. Dunque, qui io per esempio stavo cominciando a lavorare con queste due persone, ma partiamo proprio da zero. Quindi creiamo un nuovo progetto. No, all'interno di questo progetto creiamo proprio un nuovo elemento. Dato che io lavoro sull'iPad, prenderò quello che a me è congeniale, altrimenti voi potete utilizzare qualsiasi tipo di layout vi interessi. E che cosa facciamo? Che cosa prendiamo? Ma non lo so, allora dobbiamo cercare tra le fotografie che abbiamo scontornato. Quindi con il pulsante più, qui, scegliamo che livello vogliamo creare. Vogliamo creare un livello di disegno o un livello immagine? Creiamo un livello immagine, perché con il livello immagine noi collochiamo proprio la fotografia. Siccome l'abbiamo registrata nell'iPad, ecco che la cercheremo da tutte le foto. Oh, vi ricordate che c'era questo ragazzo seduto che non era niente male come posizione? Molto interessante questo ragazzo seduto. Potremmo anche invertire, farlo guardare dall'altra parte, per esempio. Non è male, lo preferisco. Preferisco uno sguardo da sinistra a destra, perché uno sguardo che mi porta dentro, invece l'altro uno sguardo che porta fuori. Potrebbe andare. Vediamo cosa possiamo fare. Non so che cosa faremo. Lo possiamo far sedere chiaramente da qualche parte. E non lo so, potrebbe vedere, assistere a uno spettacolo di danza, vediamo che cosa succede. Allora, a questo punto però devo creare un livello sottostante, quindi creerò un livello disegno col tasto più e poi devo spostare questo livello qui sotto. Adesso guardate come uso i pennelli. Questo è un consiglio per chi naturalmente non sa disegnare e quindi non può mettersi lì a riprodurre degli elementi che non è in grado di fare, oppure per chi magari sa disegnare e vuole creare degli oggetti tratteggiati e simbolici. Usiamo questo pennello, poi facciamo un clic di nuovo, stabiliamo l'ampiezza, potrebbe essere così, possiamo cambiare colore. Vorrei, e guardate qua, ci sono delle palette di colori che già mettono insieme delle cromaticità che tra loro stanno molto bene. Poi facciamo dei tentativi, proviamo con questa, che non mi dispiace, così a occhio. Vediamo che cosa succede se io traccio delle righe così. Non mi piace molto, quindi col tasto di annullamento, che si trova qua in alto, sulla destra, torno indietro e che cosa faccio? Aumento l'ampiezza del tratto. Vediamo che cosa succede così. È più interessante, è anche questo, cioè una pennellata di queste dimensioni. Molto bene, adesso voglio cambiare colore e cambio livello, quindi creo un altro livello, perché io non so se terrò questo tratto, ma può darsi che succeda un fatto curioso, cioè può darsi che il secondo tratto che io realizzo sia migliore del primo e quindi io decida di cancellare il primo, senza voler cancellare il secondo. Se disegno sempre sullo stesso livello, mi dovrò ovviamente cancellare tutto e rifare. Invece ogni volta che ho un'idea creo un livello e faccio qualcosa, però non sono neanche così convinto di questo colore e quindi vediamo, mi sembra che questo colore stesse bene anche con un rosso, però ma sì, dai, prendo magari questo ocra, così vediamo cosa succede se io traccio delle linee in senso contrario.
È strano perché sembra che lui stia seduto su delle punte. Sembra che sia seduto sulle punte, però se io sposto il livello e lo porto sopra, ecco che le punte diventano una specie di rete. E allora dovrei forse anche fare così. Però non mi piace, no, non mi piace per niente. Quindi guardate che cosa faccio. Prendo il livello e lo elimino. Basta, ne creo un altro livello di disegno. Non mi piace, in fondo questo tratto è essenziale, quindi io riporto il livello sotto, lo porto anche sotto queste due righe che ho fatto e che comunque mi piacciono come movimento, non forse non tanto come colore, però come colore non è un problema, perché se io a questo punto prendessi un colore più scuro, potrebbe essere questo, per esempio, potrei fare una cosa di questo genere, che potrebbe avere un senso. Non so ancora dove sia seduto questo ragazzo, però, ci devo pensare. Intanto posso, con il tasto più, aggiungere un livello immagine, perché mi è venuta in mente una cosa. Forse, tra le varie immagini che abbiamo scontornato, c'è quella di una specie di danza. No, non questa. Vediamo, livello immagine, vediamo un po' se c'è questa, vediamo cosa succede se la giriamo così, la ruotiamo. Ecco, non è esattamente in direzione dello sguardo di questo ragazzo, però noi potremmo farlo danzare su un grattacielo. Quindi farei così: livello di disegno, creo un livello di disegno, questo livello di disegno lo porto sotto il ragazzo che danza e poi cambio colore a questo pennello e cerco di disegnare una struttura che potrebbe essere una cosa di questo genere. Non vi preoccupate se adesso non è perfetta, però questa cosa qua forse mi piace di più rispetto a prima, e quindi la posso anche un po' allargare e portare sotto così. Così lui sta danzando sopra un grattacielo. E certo che sarebbe interessante allora continuare con questa discesa invece di questo ragazzo, quindi tornare al livello, riprendere il colore, che a questo punto non so quale sia, però se tengo premuto qui, il colore appare una lente, quindi lo vado a ripescare facendo così, mettendo il crocino, sovrapponendo il crocino al colore che mi interessa. E quindi posso allora continuare. Vediamo un po' se posso continuare in qualche modo. Perché se continuassi potrei dare l'idea, per esempio, di una sorta di discesa. Vediamo se diamo questa idea di una discesa. E allora questo ragazzo potrebbe fare una sorta di surf che scende magari dal cielo quasi e osservare quest'altro ragazzo che balla. Comincia a essere interessante la cosa, non so se poi l'atterremo, cambieremo tutto e butteremo via tutto quello che abbiamo fatto, però sempre col lentino prendo l'altro colore perché... errore. Dobbiamo scendere di livello, cioè dobbiamo andare al livello, ecco, del blu, che è questo, in modo che venga sottostante, perché sono delle specie di ombre, quindi bisogna che siano, eccolo qua, che siano
poste collocate sotto il livello, non sopra, sotto il livello azzurro. Strane queste cose, chissà che cosa assomigliano. Però ho un'idea, può anche darsi alla fine che rifaccia completamente tutto, perché non mi piace, non lo so che cosa faremo. Però questo ragazzo scende, sta scendendo, mentre quest'altro balla su un grattacielo, veramente curioso. Torniamo al livello di disegno, ne creo un altro, lo porto sotto tutti i livelli perché voglio lavorare sul grattacielo. Per lavorare sul grattacielo prendo questo oggetto, lo chiudo un pochettino e anche l'opacità, voglio che non sia completamente opaco. Il colore giallo va bene, perché voglio dare un po' di luce, così. Vediamo un po', diamo un po' di luce qui. E allora diamo anche però del colore da un'altra parte. Io sto usando diversi strumenti, così vedete anche l'effetto che fa. Diamo un po' di colore sul tetto e penso che questo arancione ci stia bene questa volta. Togliamo un po' di opacità, chiudiamo un po' e vediamo che cosa succede se faccio un lavoro di questo genere. No, forse più... No, così non va bene. Vediamo un po' dove sono. Seguiamo le linee. Così, ecco, forse così è meglio. No, non mi piace, però l'arancione funziona. Allora c'è una cosa decisamente diversa. Così, no? Forse più inclinata, così. Quasi, ecco, così forse sì, forse così. Diamo un'idea di coloritura, allora facciamo anche così. No, non mi piace, così però non è male. Allora, intanto col tasto di cancellazione, se io lo tengo premuto, posso anche ripristinare quello che ho cancellato. No, però forse ci siamo, non è così. Bisogna andare un po' per tentativi, per vedere qualche cosa che alla fine possa piacere, ma non va bene. Deve essere qualcosa di più leggero. Vabbè, insomma, se non trovo niente che mi soddisfa, non voglio farvi perdere tempo, ci lavoreremo. Lasciamo così per il momento e poi qui quest'idea di fare qualche cosa qua non era male. Forse dovrei aumentare un po' la trasparenza. Vediamo se è vero, così. Sì, forse così sì. Però senza scendere troppo. No, si può anche scendere, perché no? Si può colorare questa facciata. I colori vengono con questo tipo di pennello, il colore rimane uniformemente distribuito. Non è male. Allora deve essere un altro colore, quindi creiamo un altro livello di disegno, un altro colore, quello dell'altra facciata. Vediamo che cosa possiamo utilizzare. Io utilizzerei un colore scuro, decisamente, che potrebbe essere... un blu per esempio, e vediamo se riusciamo a fare la stessa operazione. Forse funziona, interessante, mi sembra che funzioni. Poi ripeto, magari alla fine qui no, perché c'è una sbavatura, quindi procediamo con calma. Sto facendo un po' in fretta perché non voglio soffermarmi troppo. E allora facciamo così, poi se non viene bene non importa, voi avete l'idea di come questa disposizione dei colori con questi pennelli funziona, d'accordo? Perché sennò intanto sono attività che richiedono parecchio tempo, quindi... Oddio, perché mi sta coprendo giallo? Non vorrei aver sbagliato livello, aver fatto un errore, vediamo, speriamo di no, ma dobbiamo rifare questa operazione. Vediamo. Sì, allora però dobbiamo prendere, ecco,
questo livello e no, quello del giallo, qual era? Dobbiamo riportare il giallo . Questo giallo non funziona, comunque così deve essere più... vabbè, lo andiamo a prendere, adesso non voglio far perdere tempo. Comunque bisogna applicarsi, perché queste strisce non mi piacciono più qua sopra, quindi le dovremo cancellare, dobbiamo rintracciare qual è il livello della striscia, è questo, e poi con la gomma le cancelliamo, perché allora a questo punto è più interessante invece riempire di colore oppure lasciarlo anche bianco. Vediamo che effetto fa. Ecco, e un po' per volta concludiamo la nostra creazione. Possiamo inserire degli elementi, vediamo come abbiamo fatto con quel sole, no? abbiamo creato così, poi bello, bello pienotto, un altro livello di disegno, questo livello lo portiamo su perché ecco, sta giusto dietro questo ragazzo. E quindi potremmo creare un bel sole qui. Possiamo avvalerci naturalmente di forme geometriche, no? Però è più interessante. Però il sole potrebbe stare anche dietro al palazzo e quindi lo possiamo abbassare di livello. Così, o spostare anche più di lato, per esempio così, rimpicciolire un po', ecco, potrebbe essere la posizione. Vedete che comunque comincia ad avere un senso, mettetela come volete, giratela come vi pare, ma stiamo creando qualche cosa e poi naturalmente abbiamo lo sfondo da creare. E ho una curiosità, lasciatemela esplorare, voglio capire se utilizzando questo pennello con uno sfondo completamente nero ottengo qualche risultato interessante. Vediamo. Quindi ricapitolando, voi avete capito, spero, che occorre fare molta attenzione al lavoro sui livelli. Abbiamo fino adesso utilizzato tre applicazioni: Lightroom per elaborare, diciamo, le fotografie, no? E ci serve per quale motivo? Perché, come avete capito, quando poi utilizziamo Adobe Photoshop Mix, dobbiamo fare in modo che le immagini siano facilmente scontornabili, quindi dobbiamo aumentare i contrasti. Ecco, qui sarà trasparente, quindi verrà nero, è da rielaborare, però ci sono delle cose che non funzionano con questo nero, ma le dobbiamo mettere a posto perché può essere anche un risultato interessante. Potrebbe essere un risultato interessante. Naturalmente occorre, vi faccio vedere una cosa, se io abbasso l'opacità del nero, ecco, vedete che i contorni qui si vedono meglio, abbiamo un grigio, non è male neanche un grigio, devo dire, è interessante. Possiamo arrivare fino a questo livello probabilmente, però a questo punto possiamo anche utilizzare un bianco. Un bianco, abbassiamo un po' così, l'opacità la teniamo un po' su e vediamo che cosa succede se diamo dei colpi di luce così. Intanto dove ho messo il bianco? Non mi sono dimenticato di creare un altro livello, vedete? Poi ci si fa prendere dalla foga e invece dobbiamo creare un altro livello di disegno. Ne possiamo creare un tot, adesso non ricordo se una dozzina più o meno, ma poi quando siamo convinti che due livelli funzionino, allora li uniamo e quindi risparmiamo poi sui livelli. Oggigiorno bisogna risparmiare su di tutto,
risparmia sui livelli, risparmia su tante cose. Ecco qua, c'è questo arancione che interferisce, quindi dovremo poi lavorare su questo livello. L'ultima cosa che vi voglio mostrare è la creazione di un contorno di queste persone. Quindi noi faremo così, creiamo un livello disegno, lo portiamo sotto la persona che vogliamo trattare, poi prendiamo questo pennello, scegliamo un colore che è un grigio, oppure scegliamo un nero e gli diamo una trasparenza, come volete voi. Io partirei da un grigio di questo genere, anzi in questo caso io proverei col bianco. Fatemi provare questo, fare questo tentativo, e faccio così. Creo una specie di contorno che isola il soggetto, no? Ecco, e poi ci lavoro un attimino sopra al suo livello, perché posso diminuire la trasparenza, per esempio portarla così, posso guardare il metodo di fusione, quale potrebbe essere, vediamo la luminosità, che cosa succede, il colore. No, questo potrebbe essere, lo schiarisci, potrebbe essere carino. Schiarisci, vediamo aumentando l'opacità che cosa succede. Sì, può essere anche così. Ho tenuto, diciamo, in sottofondo, ecco, così anche, quindi abbiamo un tono su tono, oppure potrebbe anche essere esasperato, dipende da quello che vi piace anche di più. Io preferirei forse un tono su tono, e via via così andiamo avanti a creare la nostra immagine. Arrivati a questo punto, io direi che bisogna togliere un po' di cose, c'è troppa roba qui dentro, quindi lavorerò per togliere, chi lo sa che cosa succederà, vedremo. Magari domani in aereo, a Pantelleria o da qualche parte così, riprenderò in mano questa cosa e poi ve la metterò all'interno della borda di biscuit. Diciamo che abbiamo finito. Andiamo a vedere che cosa succede nel nostro timelapse, per esempio. Vediamo un po' il nostro timelapse che cosa ci dice. Lui lo sta ricostruendo ed ecco qua quello che abbiamo fatto. Eccolo qua, il nostro timelapse, molto carina questa cosa. E vi dicevo che ci sono anche le forme, no? Il sole avremmo potuto crearlo così. Guardate come funzionano le forme. Poi chiuderemo questo webinar, che è un altro livello di disegno. E lo porto qui, sì, diciamo sotto di lui, va bene. Poi prendo una forma. Lui mi colloca la forma qua, io la sposto dove voglio questa forma, la mettiamo qua, d'accordo? Poi scelgo un pennello, scelgo un colore, diciamo il giallo. Oh, mi è sfuggito il giallo, l'ho perso per strada, dov'era? Un bel giallo, eccolo. E poi guardate che cosa faccio, disegno, proprio disegno, e lui... qualsiasi cosa io faccia, lui mantiene il bordo, e quindi questo è il risultato. Non so però se in un disegno di questo genere questo risultato è poi quello che realmente voglio ottenere, perché non so, tra i due soli mi piace di più quello irregolare, magari è troppo irregolare, d'accordo? Ah, vi insegno anche un'altra cosa. Però forse non sta neanche così male, devo dire. Vedete, le cose si... Ne vediamo un po', lo portiamo sotto, qua, a livello di questo sole, e lo spostiamo a coprire il sole che abbiamo disegnato prima. Vediamo cosa succede. Beh, non è male, abbiamo un elemento geometrico in un disegno che è totalmente diverso. Direi che funziona. Funziona più così. Allora prendiamo il livello del sole tratteggiato manualmente
e lo cancelliamo, eliminiamo, non ci serve più, così risparmiamo sui livelli. Se poi volessimo unire i livelli, basta prendere questo livello e diciamo unisci con quelli sottostanti, vedete che cosa fa, da questo punto in poi lo unisce. Però non lo vogliamo fare perché magari questo è un disegno che in qualche modo deciderò di utilizzare. Io penso che per concludere qualche macchia di rosso stia bene sul palazzo. Cerchiamo un bel rosso vivo e fatemi vedere che cosa succede se prendo un livello, lo porto sopra tutto e ho dei colpi di luce così rossi. Va bene, da studiare, abbiamo diversi elementi, qualcosa va tolto perché c'è troppa roba e comunque ci lavoreremo, insomma questo è il risultato. Adesso noi dobbiamo ovviamente salvare la nostra immagine, oppure guardate che cosa succede avendo le applicazioni Adobe a disposizione sul proprio computer. Ops. Ecco, adesso ho spostato un po' la schermata di visualizzazione dell'iPad. Allora, lo salviamo come immagine, chiaramente per averlo nel rollino. Salva immagine. Poi, vediamo App Adobe Desktop, lo voglio aprire con Illustrator. E allora, adesso voi vedrete se la connessione è corretta. Voi vedrete che si apre Adobe Illustrator e Adobe Illustrator poi riporterà la stessa, questa immagine, che sarà un'immagine vettoriale suddivisa per livelli che noi potremo continuare ad elaborare. Vabbè, di solito è più veloce, ma ci metto un po' di tempo perché qua sto anche facendo un webinar in diretta e in effetti ho due reti diverse che sto utilizzando e quindi ci mette un po' di tempo, ma lui aprirà Adobe Illustrator e mi riproporrà questa stessa immagine. Quindi questo per spiegarvi che cosa? Che queste applicazioni che sembrano così semplici da utilizzare sono create, in realtà non sono state create per il mondo education, la scuola eccetera, ma sono state create per i creativi, i grandi creativi che magari sono proprio in movimento, lavorano, stanno lavorando e buttano giù degli schizzi, magari in treno, non so, mentre passeggiano da qualche parte, e poi però devono continuare il loro processo creativo con le applicazioni professionali sofisticate che utilizzano e che naturalmente impiegano attraverso i loro computer. Allora io direi che siamo tutti, cioè insomma direi che basta, no? Che cosa volete che vi dica ancora? Mi sembra di aver detto un po' tutto e dunque vediamo se c'è qualcosa qua. Vabbè, il formato, gancia forma, niente di che. Ah, prendi le basi del pennello, qui è interessante perché ci sono i filmati che sono dei tutorial, vi insegnano qualche cosa. Siamo nelle impostazioni. Questo qui per mostrare e nascondere i livelli, vabbè, insomma, abbiamo esaminato tutto. Adesso è la vostra creatività quella che deve essere messa in gioco, per cui io quasi quasi vi vedrei intanto se ci sono delle osservazioni. Dunque tutto, viene voglia di cimentare, cimentati, perfetto, spunti artistici. Ok, adesso leggo quello che avete scritto, ho guardato per vedere che non ci fossero dei messaggi tipo non si vede più niente eccetera eccetera, e ritorniamo. Termina, dunque interrompi la condivisione dello schermo e quindi torniamo alla nostra, eccoci qua. Quindi questo, vedete, è il risultato che abbiamo ottenuto con il nostro lavoro che vi ho proposto. Interessante, no? Cosa dite? Ok, su
scusate, stavo sistemando due cose perché nel frattempo ho aperto Illustrator e quindi, vabbè, adesso lo devo chiudere, ho tolto la visione dello schermo perché me l'ha aperto in primo piano. Ecco. Allora, dicevo, va bene, do un'occhiata anche alla vostra chat e questo è quanto. Che dite? Molto bello, buone vacanze. No, come molto bello, buone vacanze? Cioè, voi dovete scrivere buone vacanze, bello, va bene. Dovete scrivere, mi impegno solennemente ad applicare tutto quello che ho imparato in questi webinar. Se no, cioè, ragazzi, io... Decisamente interessante. Angela Mirto, o ti metti a lavorare o la pianti di scrivere interessante, tanti saluti, buone vacanze. È possibile vedere qualcosa molto stimolante? Tutti che scrivono così, stimolante, interessante, ma a lavorare non ci andate mai? Siete insegnanti, 3 mesi di vacanze, solo attività creative, è così, fate lavorare gli altri, cioè i vostri studenti. Mi impegno solennemente. Fantastico, bene. Bravo Walter, ecco, tu, anche Marina, bene, bravo, impegnatevi solennemente. Allora, voi vi impegnate solennemente e io invece penso che vi saluto solennemente. Perché? Sapete perché metto questo? Metto questo perché... Oddio, dove sono finiti? Spariti i biglietti. Oh no, biglietti alt, fermi tutti. Biglietti, please. Wow, non c'ho più i biglietti aerei. Ah no, ecco. Ok, è venuto un colpo. Allora io uso questo perché me li ha dati questo. E chi mi ha dato questo? Questo va con questo. Questo va con questo. E quindi vi saluto. Sì, sì, prova Astrid, prova, prova. Ho visto che hai già utilizzato anche le applicazioni Adobe per fare altri lavori, tipo Adobe Capture. E quindi sono contento che, insomma, vi sia di ispirazione nel fare i vostri lavori. Però fatemi anche vedere, perché sennò poi che cosa... Io penso che tutto questo poi non sia servito a niente, no? Invece voglio vedere che cosa fate. Allora, ragazzi, basta, vi saluto. E vi saluto e vi auguro buone vacanze. Noi ci risentiremo verso agosto, perché agosto farò di nuovo un salto qua e penso che vi proporrò un paio di webinar e poi la 10ª stagione invece inizierà a settembre e sarà dedicata in gran parte al montaggio filmico, perché ci saranno 3-4 cose importanti di cui vi voglio parlare. È stato un piacere, grazie a tutti. Arrivederci, buone feste, buon lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao, ciao. Ah, il modulo per compilare la richiesta di attestato mi sembra che sia attivo, adesso controllo, se non è attivo la rendo attivo, insomma, fate quello che dovete fare. Bye bye, ciao a tutti.